Il Movimento 5 Stelle a Belvedere ormai da diverse settimane sta lavorando per offrire una squadra di governo alternativa per Belvedere e in questo momento siamo proprio, diciamo, alle ultime battute. Nei prossimi giorni invieremo la lista al Movimento per la certificazione, perché come ben sai noi, a differenza delle altre liste civiche che possono giocarsi fino all'ultimo giorno, quindi ancora hanno un mese di tempo per fare i giochi politici, noi invece dobbiamo essere un pochino più spediti, c'è un altro iter da fare e il tutto insieme alla lista da inviare, ci sono anche i carichi pendenti casellare giudiziario che viene chiesto dal Movimento a ogni candidato proprio per garantire la perfetta, diciamo, idoneità di ogni candidato. E quindi diciamo che siamo in dirittura d'arrivo e a breve invieremo la lista per la certificazione da parte del Movimento. Ecco, in questi giorni stiamo vedendo che negli altri gruppi sta accadendo di tutto e di più. Avete un vostro commento da fare, o meglio, come commentate la situazione? Ma diciamo che noi siamo poco interessati e poco concentrati a quello che accade, a quello che accade in casa altrui. Ovviamente si sanno per vie traverso, comunque tramite la stampa, di quello che sta succedendo e viene fuori che ci ritroviamo per l'ennesima volta davanti alla vecchia politica, dove da sinistra si passa a destra senza nessun problema, e mettendo come ultimo punto il programma, i cittadini e il bene del paese, e mettendo come primo punto la lista, le poltrone e tutto il resto. Quindi niente di nuovo all'orizzonte, vecchia politica insomma. Speriamo che i cittadini se ne ricorderanno a tempo debito. Avete già scelto il vostro candidato sindaco? Il candidato sindaco è stata fatta una votazione, è stata fatta una votazione e l'abbiamo già scelto. Il tutto sarà comunicato ovviamente una volta che riceveremo da parte del Movimento 5 Stelle la certificazione, perché a quel punto saremo intitolati a parlare a nome del Movimento e quindi sicuramente saprete il nome del nostro candidato sindaco.